Vai, Fra. Buongiorno Francesca Mencacci, La Nazione. Come mai tutto questo tempo di riflessione e come mai la scelta di arrivare a Perugia in questo periodo dell'anno? No, io ero fermo, senza squadra, e così si è aperta questa opportunità con Perugia. E adesso sono contento che sono qua. Voglio ringraziare al presidente per questa opportunità. E voglio dare la mia esperienza a disposizione al mister, alla squadra e sono molto contento, sono motivato e voglio fare bene. Se potesse stimare un po' i tempi per avere una condizione giusta per giocare, quando direbbe? Ma no, io non mi sono mai fermato, allora mi sono sempre allenato anche con una squadra, con il mio preparatore atletico. No, sono in buona condizione, certo serve un po' il tempo per venire, per conoscere la squadra, però fisicamente sono bene. Se dovessi descriverti che tipo di giocatore... Ah, scusa, Antonello Ferroni del Messaggero. Dovessi descriverti che tipo di giocatore sei? Un terzino, diciamo, piuttosto offensivo come caratteristiche, no? Sì, sono un terzino sinistro, mi piace andare nella fase offensiva, mi piace buttare le palle dentro, fare assist, però come ho detto sono un difensore, allora la prima cosa è difendere la nostra porta. Dopo tutto il resto è il più. Come è stato l'approccio con la squadra e con l'allenatore? No, bene, molto bene. I ragazzi sono tutti bravi, tutti tranquilli e il mister, non devo parlare del passato, è un grande campione. Sì, tutto a posto. Buongiorno Daniel, Carlo Buongiorno. Forcini di Corriere dell'Umbria. Santo Padre, ti ha definito una sorta di regalo. Ti chiedo, tu magari di non promettere regali alla tifoseria del Perugia, però qual è la promessa che ti senti di fare da qui a chissà i prossimi anni? Grazie. No, io voglio fare bene, voglio dare la mia esperienza che ho fatto in questi anni del calcio, voglio aiutare i giocatori, diciamo, che sono più giovani di me. E, sono sempre stato un lavoratore, allora sì. Guarda, due domande. La prima è come mai alla fine dell'anno scorso sei rimasto svincolato, sei svincolato dal Crotone? Perché hai fatto questa scelta? Cioè, è stata una scelta. La seconda è se mi confermi che potrebbe avere avuto un ruolo importante per il tuo arrivo a Perugia anche il tuo ex compagno Rosi. Allora, la prima cosa, nel calcio non si sa mai, il calcio è sempre un po' strano, no? C'era una situazione, dopo non si è chiusa e per questo sono rimasto fuori, diciamo. Dopo avevo altre offerte che non mi sono piaciute e così ho detto che voglio aspettare che arriva qualcosa giusto. E sì, con Alejandro avevo sempre un buon rapporto, abbiamo anche giocato insieme. E lui mi ha anche parlato molto bene di Perugia e mi ha convinto anche di venire qua. Ciao, buonasera Marco Taccucci, Umbria TV. Ciao. Senti, la domanda che si chiedono tutti i tifosi, te la faccio in maniera diretta, senza giri di parole. Quando potrai giocare, secondo te? Perché i tifosi dicono, ah, un mese e mezzo, prossima partita, qualcuno dice, ma se si è allenato può anche essere pronto, l'auspicio di tutti. Adesso tu cosa ti senti di dire rispetto a questa cosa? Quando pensi potresti essere già pronto per una partita vera? Vabbè, io mi sento pronto, dopo è il mister che decide, normalmente io sono arrivato adesso tutto nuovo, serve sicuro un po' per abituarsi, però alla fine decide il mister. Daniel, ti chiedo se c'è qualcosa che ti ha colpito di questi primi giorni al Perugia e poi ti sei subito ambientato talmente bene che in un certo senso ti sei già calato nella dimensione cittadina andando anche a vedere la Sir l'altra sera insieme a Rosi.
E volevo sapere se conosci Podraska, Nina Tanasijevic, ho visto forse anche delle foto su Instagram. Grazie. Non ho visto ancora tanto sinceramente qua a Perugia, perché ci siamo allenati tanto in questi giorni. Siamo andati a vedere la partita, sì, perché c'era questa opportunità, e io non ho mai in vita mia guardato una partita del volley, diciamo così, anche in questo alto livello. E, bene, è stato carino, dai, vedere qualcosa di diverso. E, sì, il calcio è facile, i ragazzi sono bravi, mi hanno anche dato una mano per stare comodo, diciamo. L'ambiente è molto familiare, molto, molto tranquillo, e si lavora bene. Conosci Atanasievic? No, no, non conosco, no. Grazie. Dal punto di vista tattico, difesa 4 oppure hai giocato come esterno su una difesa, cioè un centrocampo a 5, insomma, 5, come, dove ti trovi meglio? Per me è uguale, difesa 4, difesa 5, ho fatto tutti e due ruoli anche già tanti anni fa, certamente sono tatticamente diversi, però non è, mi trovo bene su tutti e due. Hai seguito in questi mesi sicuramente il campionato di Serie B, e che idea ti sei fatto? Sì, ho visto le ultime partite anche in TV. Sì, diciamo è un campionato molto equilibrato, ho visto che le squadre che sono in classifica, diciamo un po' meno meglio, possono anche vincere contro questi sopra, allora non si sa mai, anche un campionato non è facile, sì, anche duro, devi sempre stare sul pezzo, sempre stare concentrato, e anche in questi ultimi, diciamo, due mesi e mezzo è molto importante stare concentrato tutta la settimana e anche quando arriva la partita. In Perugia hai visto qualche partita? Sì. E che idea ti sei fatto? C'è qualche giocatore che magari ti ha colpito l'occhio? Vabbè, ho visto le ultime tre partite, ho visto che Perugia è una squadra che gioca, che fa la partita, che vuole fare giocare, questo mi piace molto. Conosco Verre dai tempi di Sampdoria, quando siamo stati insieme. Comunque mi è piaciuto che provano tutti a giocare. Dopo un giorno riesci meglio, un giorno no. Questo che ho visto io. Se non ci sono altre domande, una sola, prego, una banale, ma solo. Il presidente ha detto che sei un regalo per l'allenatore e comunque per il gruppo, per puntare ai playoff quantomeno. Hai firmato un contratto che comunque scade a giugno, ma che ha un'opzione di rinnovo. C'è un'ambizione, l'ambizione di riprenderti, immagino, la Serie A. Certo, la Serie A è la Serie A, però noi dobbiamo pensare adesso a queste ultime partite, dobbiamo cercare di restare in questa classifica per i playoff, e dopo non si sa mai. Però la strada è lunga, è difficile, non è facile, e dobbiamo adesso vedere partita per partita, dobbiamo fare punti i più possibili, e questa è la cosa più importante. Dopo, alla fine, vediamo, facciamo il conto e vediamo dove siamo. Però le cose più importanti sono adesso queste partite che vengono, che sono molto difficili.